Le lettere persiane è un romanzo epistolare scritto da uno dei massimi esponenti dell'illuminismo francese, Charles-Louis de Montesquieu, e pubblicato nel 1721. La trama è molto semplice. Due principi persiani, Uzbek e Rika, abbandonano il loro paese alla volta dell'Occidente. Spinti dalla curiosità e dalla sete di conoscenza, ma anche a causa di persecuzioni politiche, i due approdano a Parigi, dove risiederanno per diversi anni. Il racconto è formato dalle lettere che Uzbek e Rika si scambiano e inviano ad altri interlocutori, europei e persiani, per discutere le situazioni in cui si sono trovati in Occidente. A loro volta, essi ricevono dalla Persia aggiornamenti sulle condizioni del regno, i consigli e gli ammonimenti delle loro guide spirituali e le lettere, appassionate o furiose, da parte delle loro concubine. Per enfatizzare la distanza geografica e culturale tra Oriente e Occidente, Montesquieu adotta il genere del romanzo epistolare, reinventandolo. Qui, infatti, lo scambio epistolare non è limitato a due o a tre interlocutori, ma si estende ad una pluralità di voci. I corrispondenti dei due viaggiatori sono quasi una trentina. La narrazione non è quindi affidata a un unico narratore, ma ad una pluralità di voci. Ogni personaggio dice la sua e l'autore non interviene a mettere ordine né prende posizione in favore dell'uno o dell'altro. Grazie a un impiego sapiente della polifonia, cioè di più voci narranti, Montesquieu riesce a disorientare il lettore. Adottando un punto di vista diverso da quello della cultura occidentale, il punto di vista di Uzbek e Rika, egli presenta al lettore, sotto una luce nuova e poco rassicurante, cose e idee che prima apparivano al lettore stesso del tutto normali. In tal modo, Montesquieu costringe il lettore ad allontanarsi dal suo punto di vista abituale per esplorarne di nuovi.